Sul suo viso non c'era un'espressione di dolore né di terrore. Barbara era stupita, papà. In fondo a lei, come a me, non mancava nulla. Quando vivi in questa dimensione ti sembra che non ti possa, che non ti debba accadere niente di negativo. E quando invece ti capita ti stupisce, ti sorprende. Andrea. Sì, lo so che non capisci, ma questa è una cosa che riguarda anche te. Vedi, papà, noi viviamo in modo frenetico, senza fermarci un attimo a riflettere. E poi invece capita qualcosa che ti obbliga a riflettere. E allora improvvisamente tutto cambia. Le certezze spariscono. E ti accorgi che in fondo sono altre le cose che vuoi dalla vita. Io spero che tu riesca nel tuo intento, lo spero con tutto il cuore, perché voglio che tu torni al più presto al lavoro. Papà, il mio aereo parte fra un'ora. Ladies and gentlemen, the captain informs you we are now approaching Rome, where we expect to land in approximately 20 minutes. Signore e signori, il comandante informa che abbiamo iniziato la nostra discesa verso Roma, dove prevediamo di atterrare fra circa 20 minuti. Il tempo a terra è nuvoloso e la temperatura è di 10 gradi centigradi. Buona permanenza!